Ricordo un momento in particolare in cui ho iniziato ad amare il mio corpo, che è proprio quando ho fatto il primo servizio fotografico. Tutti stavano lì per me e fondamentalmente per immortalare, diciamo, la mia protesi e le mie gambe. Quindi sembra un paradosso, ma mi sono sentita bella appunto perché ero una modella e in realtà per quello che mi rendeva diversa e che in teoria mi avrebbe dovuto rendere disabile. Sono Chiara e sono una studentessa e modella. Era il 5 luglio del 2013 e era sera. Stavo andando a guardare un saggio di danza di alcune mie amiche. Per tornare ho accettato un passaggio in motorino da un mio amico. E dopo 10-15 metri una macchina ha girato in contromano e ci ha preso sul lato sinistro. Dopo 12 ore di intervento mi sono resa conto di essere disabile, ma neanche lo sapevo, forse non avevo idea di quello che mi aspettassi. Avevo il terrore che non avrei mai potuto fare una famiglia perché nessuno mi si sarebbe mai preso e diciamo avevo paura proprio anche all'idea di magari avere dei figli, insegnamento posso dare loro per fargli capire che comunque sono una persona normale anche io. La prima volta che mi sono guardata allo specchio dopo l'amputazione è stato forse uno dei momenti più difficili. Quando dovevano fare le medicazioni in ospedale, mi metto un cuscino davanti per non guardare. Col tempo mi sono iniziata a piacere, ad accettare. Sono arrivata adesso che non mi saprei immaginare con due gambe. Ho capito che se non avessi amato il mio corpo non sarei riuscita a fare assolutamente niente e a superare questa situazione. Il mio concetto di bellezza ora ovviamente è totalmente cambiato. Mentre prima per me la bellezza erano due gambe perfette, magre, ora invece secondo me la bellezza sta in un corpo vissuto, si può dire, magari anche pieno di cicatrici come il mio, che però racconta molto. Nelle mie foto di Instagram sfoggio questa protesi molto decorata e che mi ha fatto una ragazza di Campobasso e con lei è nato questo progetto che si chiama Fashion Therapy Amputi, che per, diciamo, far entrare la disabilità nel mondo della moda, far sentire ogni persona capace di entrare in questo mondo e non per forza una ragazza perfetta, bellissima e con due gambe perfette. Ovviamente queste protesi hanno sempre bisogno di una continua manutenzione, diciamo, e soprattutto per il fatto che sono in crescita, ho 17 anni, ogni mese dovevo andare al centro protesi e alzare di un pezzettino la protesi o cambiare l'invaso. Vabbè, le cose che non posso, che non so fare sono poche, nel senso non sono molto importanti, magari non posso mettermi in ginocchio, non posso mettermi in punta di piedi o queste cose, però diciamo la protesi mi permette di fare molte cose, molto di più di quello che immaginavo quando ho fatto l'incidente.